Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e rieccoci finalmente su questo favoloso gioco che è Sid Meier Pirates. Devo dire che è un po' di tempo che non lo tocco perché praticamente sì, sono quasi 23 giorni che non tocco questo titolo e non mi ricordo bene dove siamo rimasti, però prima che inizi il video, prima che inizi tutto, devo ringraziare l'iscritto barra utente Bachman Pirro. Bachman Pirro? Bachman Pyro? Vabbè, lui. Perché mi ha postato un'utilissima guida sull'argomento su Sid Meier Pirates che sto leggendo. È abbastanza lunga, però già ci sono degli elementi in più. Ad esempio, il fatto che abbiamo il tempo contato. Cioè, il nostro personaggio inizierà a invecchiare, 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 e a un certo punto non sapremo più fare un cavolo di niente, cioè diventeremo così scarsi nel combattere che sarà proprio una cosa terribile e non potremo più continuare. Quindi ci conviene fare il più possibile fin tanto che possiamo farlo. Allora, io innanzitutto volevo fare una questione sulla mappa del tesoro, perché guardando lo status personale, qua ci sono vari obiettivi che uno può perseguire, ma non riusciremo a raggiungerli tutti prima di invecchiare, da quello che ho letto. Quindi io direi che possiamo finire di trovare i tesori, che è un obiettivo abbastanza veloce, e vedere se riusciamo a maxare o il rispetto con i francesi o con gli olandesi, che avevamo detto. Ma in questo momento i francesi sono in guerra con gli olandesi, ho controllato appena un attimo fa. Quindi l'unica cosa è combattere magari contro dei pirati, altrimenti andiamo dritti filati a prendere il nostro tesoro. E poi cercheremo magari di trovare delle notizie in più su nostra sorella. Però detto questo, non ho controllato il tesoro. Allora, il tesoro è al nord-est di Florida Keys. Ok. A nord-est di Florida Keys. Allora, innanzitutto Florida Keys è lassù, stiamo andando dalla parte opposta. A nord-est di Florida Keys. Naturalmente qua diventerà sempre più complesso. Nord-est è quindi in questa direzione. Io supporrei che sia qua, ma non vorrei dire una cavolata. Nord-est. Ah no, nord-est, non nord-ovest, scusatemi. A nord-est di Florida Keys. Forse sarà da queste parti qua, è possibile. La costa è così? Perché quello non è tanto a est di Florida Keys, però è una cosa molto a punta. Quindi io direi che quello, perché molto punta di nord-est di Florida Keys non vedo. Vabbè, allora andiamo in quella direzione innanzitutto, quindi via di qua e andiamo in direzione di Florida Keys, ragazzi. Tra l'altro ho anche scoperto che facendo aumentando la difficoltà aumentano un sacco di fattori, tra cui anche il fattore vento, il fattore danneggiamento della nave, un sacco di cose che davvero scombussolano un sacco. Quindi credo che le prossime suddivisioni del bottino, che tra l'altro fanno perdere un sacco di tempo, quindi meno se ne fanno meglio è, perché ci fa invecchiare di più il capitano il fatto di avere più suddivisioni del bottino, cioè di farle più spesso. E perché fanno passare 6 mesi. E non vorrò comunque aumentare la difficoltà, probabilmente, anche perché già ora stiamo leggermente penando. Avendo iniziato con tutti i comandi facilini, facilini, adesso il dover seguire che cosa sta facendo l'altro è un pochettino più complesso. Vediamo a che punto siamo, forse l'abbiamo già superato, eh? No, però dobbiamo tagliare in là. Dobbiamo tagliare in là appena possibile, ma di qua non si riesce perché è troppo stretto, insomma. Vediamo. Ah, tra l'altro il vento che ci sembrava sempre da ovest a est. Effettivamente è abbastanza così, dice la guida. Perché geograficamente il vento in questa zona dei Caraibi soffia quasi sempre da ovest verso est. Quindi
Quindi è un fattore proprio anche geografico, no? E può cambiare più rapidamente man mano che aumenta la difficoltà. Ecco tutto. Allora, qua ci stiamo avvicinando a Florida Keys, quindi dovrei guardare un attimo qua la punta, magari. Allora, noi siamo lì, perfetto. La mappa com'è che indica? Indica proprio. Quindi vorrei vedere se per caso è più in là, perché questo non mi sembra che si confaccia poco con la mappa. Forse più che altro qua. Capo del governatore, tesoro nascosto nei dintorni. Quindi io direi che proverei ad approdare qua, sì. Sì, gettiamo qui le ancore. Perfetto, andiamo a vedere se per caso è qui il nostro tesoro. Qua vicino dovrebbe esserci tipo un tempio inca. Che non sto trovando. Solo vegetazione, vegetazione, vegetazione. Controlliamo un attimo. Devo andare là verso destra. Quindi andiamo in questa direzione. E vediamo se si trova qualche cosa, perché per ora. Mi è sembrato di vedere qualcosa. C'è una roccia, c'è un geyser. Vediamo se è segnato sulla mappa questo geyser. Sì, ma siamo molto più in alto. Ah, capo del governatore, porca miseria, non avevo guardato quello. Siamo molto più in alto, quindi dobbiamo scendere in giù da questa direzione. Ok, ben sbagliato, era il primo spuntone. Qua c'è un albero con un impiccato. Là c'è la costa. Aspettate, guardiamo l'albero con l'impiccato. Ok, due alberi secchi. Dobbiamo scendere in questa direzione. Una roccia. Ok, quindi dobbiamo continuare oltre la roccia dell'arco. È una miseria, non sanno a girare una roccia. C'è una casupola. E c'è il tesoro, ragazzi! Terzo tesoro trovato per noi! 3 su 9. Vediamo quanto ammonterà il tesoro. Tremila pezzi d'oro. Poteva essere di meglio, ma. Yes! A questo punto direi che possiamo anche. Ma se io mi riavvicino, cosa succede? Ah no, assolutamente niente, perché l'ho già fatto. Allora, facciamo che tornare alla nostra nave. Tesoro nascosto nei dintorni, ma io l'ho già preso. Quindi direi che a questo punto ci conviene andare a cercare il nostro caro Bart Roberts. Perché della mappa abbiamo pochissime. No, il nostro Raimondo, che è a Santiago. Visto 3 mesi fa, mentre viaggiava verso Santiago. Allora, andiamo in direzione Santiago. No, aspettate un attimo che controlliamo se le guerre sono cambiate. La Francia è in guerra anche con l'Inghilterra. Quindi se troviamo degli inglesi, dobbiamo tirarli giù come dei pusillanimi. Quindi noi andiamo contrabbandiere spagnolo. Potrebbe essere interessante comunque lo spagnolo, eh. 116 uomini però, eh. Noi ne abbiamo 46. Ci proviamo, dai ragazzi. Altrimenti la nostra ciurma si intristisce un po' e allora. Allora io farei le palle a mitraglia innanzitutto. Siamo molto più manovrabili se non altro, quindi. Ok, equipaggio 99, cannoni caricati 11.
Tra l'altro, ho scoperto che ogni nave ha un tot di cannoni, ma questi vengono distrutti durante le battaglie e quelli nella stiva servono appunto per sostituirli una volta che appunto finiscono le battaglie. Mancati assolutamente, sono ancora in 85 loro mentre la nostra nave inizia a subire un po' i danni, diciamo, di questo combattimento. Abbiamo perso parecchi cannoni. No, poi alla fin fine ne abbiamo persi. Sessantaquattro. Sì, la nostra nave inizia a subire davvero parecchi danni. 59, voglio diminuire ancora un po'. Sì, siamo davvero messi abbastanza male. Spero che non mi colino a picco. No, ragazzi! Siamo colati a picco! Oddio, la nostra nave vendetta! No, adesso però dobbiamo vendicarla, scusate. Sì, scusate, abbiamo praticamente perso tutti gli uomini là. Ah, abbiamo solo 18 di equipaggio, però, porca miseria. E loro sono anche più veloci di noi, ma vaffanbrodo. E vabbè, allora andiamocene. Oddio ragazzi! E vabbè, vorrei dire che anzitutto andremo qua a riparare un pochettino la nave perché ne ha bisogno. E Maestro Dash. E poi la potenzierei anche. Ora ne abbiamo, anche perché visto che dobbiamo... Benvenuti! Allora, vediamo se lui ci offre delle altre mappe del tesoro. Ah, ok, ci ha dato le informazioni sulla Habana, ma chi è questo? Oh, perdonale, ma cosa perdona? Guarda che ti spacco la faccia, eh! La povera cameriera, lasciamela in pace! Spada lunga, qua dobbiamo seccarlo proprio. È abbastanza scarso perché continua a farli tutti dritti. Quindi non è particolarmente difficile, però. Aia! Oh, ma me li sta schivando tutti, porca la miseria! Cioè questo sto tipo attaccando raffica perché non riesco bene a difendermi. Ah no, quello era un alto. Porcaccia la miseria. Cioè è complesso comunque, ragazzi. Non sembra, ma... no, mi ha fregato perché quello era uno alto.
Se non altro sono ancora giovane e quindi sono più veloce di lui, però col passare degli anni, senza una buona difesa. Ma no, non il 7, l'8 dovevo premere. Porca miseria! Oddio, allora. Questo è alto. Questo è alto. Questo è basso. Questo è basso. Questo è basso. Questo è dritto. Sto iniziando a imparare, ragazzi. Questo è dritto e non l'ho preso. Questo è dritto e non l'ho preso. Questo è... No, è... Era alto. Questo è dritto. Questo è dritto. Questo è dritto. Questo è dritto. No, questo è basso, ok. Cioè, quello è alto, quindi... Quello era sempre alto. Quello è dritto. No, quello era dritto. Questo è basso. Questo è dritto. Sì. Oddio, è abbastanza complesso, eh. Questo era un medio spadaccino. Quando dovremo trovare il barone Raimondo sarà abbastanza complesso. Siete un tipo davvero audace, la vostra abilità con la spada tornerà utile da queste parti. Si direbbe che ci sono altri uomini e desidero di unirsi all'equipaggio. Perfetto! Era proprio quello di cui avevo bisogno. E vediamo lui cosa ci dice. Se si è presentato al figlio del governatore, dicono che sia una vera bellezza. Però questo è inglese. Vabbè, vediamo. Parliamo col governatore. Vediamo cosa ci dice. Ah no, questo è francese, forse. Sì, infatti. Ah, vabbè. Siamo sulla buona strada per diventare ammiraglio. Allora, adesso dobbiamo andare verso quel ragazzetto là, ma dobbiamo trovare anche una barca che sia un pochettino più degna di quel nome, insomma. Tipo, questo che cos'è? No, una canoa da guerra indiana, non ci interessa. Quelli sono dei francesi. Avrei bisogno di una nave veloce, porca miseria. Quella che avevo finora che era stra utile. Beh, detto questo, ragazzi, io credo che per questo episodio possa essere sufficiente. Noi ci vediamo con il prossimo video. Dove siamo? Ah. Ok. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Io vi saluto. Ciao a tutti!